Russo Paolo di Ascoli Satriano. Io in questa campagna elettorale, come tutti quanti voi, abbiamo incontrato delle persone che si sono esposte in modo da ottenere il proprio voto con delle proposte che sono state fatte. Però Luigi, una persona umile, lo definisco una persona umile, buona e brava. Purtroppo noi su Ascoli abbiamo avuto all'interno del partito delle fratture, però nonostante ciò siamo riusciti, io avevo promesso una settantina di voti, ne abbiamo ottenuti la metà, però i traditori poi il giorno dopo si sono messi con la testa in mezzo alle gambe, come si suol dire, però meglio, io pronuncio questa frase e lo dico davanti a tutti, meglio una sconfitta sincera che una vittoria sporca. Quindi auguro a Luigi un futuro sincero e prospero di felicità. Grazie. Amici di Rignano, per favore, e adesso è il turno di Zapponeta. Ecco qua, presentati. Gerardo De Feo, segretario della Democrazia Cristiana in Zapponeta. Vorrei ringraziarti. Si vuole zero, qual è il problema? Quanti voti abbiamo preso a Zapponeta? 102 su 1200. 10% da 12 miliardi. In una settimana abbiamo convinto 102 persone, 10% di Zapponeta, a votare un ragazzo onesto, umile e eccellente e che sicuramente avrà carriera politica nel futuro. Bravo. Grazie, eccoli qua, i tre dell'Ave Maria, New York, Ortanova, chi parla per voi, parlate tutte e tre, ma ragazzi è stata un'esperienza quella con gli amici di Ortanova e poi cedo la parola a Soccorsa di San Severo, veramente bellissima, ci ha unito, ecco vedete, questo è stato il miracolo dell'associazionismo, perché io Carlo l'ho conosciuto tramite l'associazione Qualità della Vita, quando organizzammo una bellissima manifestazione sulla facoltà di ingegneria, all'epoca lui era rappresentante studentesco, lo eri più da poco, ecco, della facoltà di ingegneria, e quindi facemmo una bellissima manifestazione e salvammo la facoltà di ingegneria, quindi con lui è nata questa bella amicizia e adesso in poco tempo, con pochi mezzi e con tanto entusiasmo, quanti voti abbiamo avuto a Ortanova? 110 voti, quindi io cedo la parola ad uno di voi a scelta, abbiamo fatto un bellissimo comizio pure ad Ortanova, quindi prego. Più anziano. Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono Nicola D'Amato, sono felicissimo di aver portato Luigi 110 voti ad Ortanova, siamo stati felici di collaborare con lui perché uno, abbiamo portato una persona onesta, è la cosa più importante, rappresentare una persona come Luigi. Il futuro sicuramente riserverà a Luigi grandi opportunità e sarà sicuro il successo alle prossime regionali. Auguro a tutti buona serata. Grazie. E ho detto che c'è anche Michele di San Nicandro, anche Anna Maria di Manfredonia, Soccorsa di San Severo. Prego, Soccorsa Chiarappa. Poi si preparino nell'ordine i candidati della lista Miranda sindaco dello scorso anno, che sto vedendo che se ne stavano andando a prendere il caffè, perché ora sarà il turno loro, e tutti gli amici dello staff non si muovano, che saranno chiamati per una foto ricordo anche loro. E gli amici di Deniceto, che fate voi qua? Vieni, fai venire tua moglie che è più... Vieni. Pure gli amici di Lucera ci sono, e dove stanno? Anche di Accadia io vedo qualcuno che fa finta di non vedermi. Venite, prego Soccorsa. Buonasera a tutti, Soccorsa Chiarappa da San Severo, Presidente del Club Forza Silvio e già coordinatrice regionale dell'Esercito di Silvio, berlusconiana. Purtroppo abbiamo perso perché, come tutti ben sapete, ha vinto l'astensionismo, perché questa spaccatura che c'è stato come presidente della Poli Bortone a Schifulli comunque ci ha danneggiato. Io voglio solo dire che per quanto mi riguarda, finalmente il tanto auspicato rinnovamento generazionale con Luigi ce l'abbiamo, quindi il presidente Berlusconi penso che più di lui non lo possa rappresentare. Questo, tanti auguri e in bocca al lupo Luigi.
Grazie. Anna Maria Veruta Manfredonia. Non ci sono altri amici di Manfredonia. Quanti voti abbiamo preso a Manfredonia? 250. Beh, tanti comunque. Prego, prego. Buonasera, Anna Maria Vero da Manfredonia. Io ho conosciuto Luigi nell'ultima parte della campagna e per me è stato un grandissimo onore, Luigi, conoscerti, perché sei una persona speciale, perché sei una persona che sei subito stata al mio fianco, hai subito compreso tutti i problemi del settore agricolo, settore in cui io lavoro per conto di alcune aziende con cui con Luigi faremo anche delle bellissime cose su Foggia. Manfredonia ha risposto in un modo un po' più piccolo, perché purtroppo, come diceva prima, ci sono i parrucconi a Manfredonia, anche nel nostro partito, che hanno fatto tanto, che hanno speso tante belle parole, che però